amici e amiche del segno dello scorpione, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire le prime indicazioni del taglio, dove possiamo trovare un tema dominante, un qualcosa che dovete assolutamente sapere. Qui vediamo la carta del giardino e della nave o battello, che ha a che fare con il movimento, spostamento, viaggio, che può essere sia a livello fisico o anche soprattutto a livello spirituale e concretamente con delle nuove soluzioni, delle nuove idee e una nuova energia che vi può spingere effettivamente a un cambiamento, a un miglioramento o anche verso una nuova avventura per alcuni di voi. Quindi forse questo potrebbe essere un qualcosa da parte loro che vi può spingere a muovervi verso i vostri desideri, verso la realizzazione di qualcosa, verso soprattutto cercare magari anche delle persone che vi possono aiutare in un certo percorso, oppure caricarvi di questa nuova energia, magari concentrandovi solo, per non disperderle appunto, solo sulle cose e le persone più importanti per voi. E adesso vediamo quali sono le altre energie che provengono dal cuore, il sentiero e poi la chiave. Bellissime carte che appunto vi fanno capire che le vostre energie sono comunque votate verso una direzione ben precisa, che è dettata dal cuore e dall'amore. Attenzione, amore, lo dico sempre, tutte le volte, non parlo solo di amore a livello di relazione, ma parlo anche di passione, di donare le proprie energie, il proprio appunto amore anche nei confronti di qualcuno, ma anche in un progetto, nel lavoro, in un hobby e appunto in una passione ben precisa, in un'amicizia, nella famiglia, in un'intenzione ben precisa. Quindi qualsiasi cosa sia la vostra passione e il vostro amore, voi state cercando di trovare probabilmente delle soluzioni, sia per migliorare, sia per portare avanti il vostro progetto e le vostre idee. Questo è il momento giusto per farlo, il momento giusto perché ci sono probabilmente delle nuove soluzioni che vi apriranno a nuove porte. Questa è una carta di evoluzione e di trasformazione e quindi voi avete già tutto ben chiaro, avete già le vostre idee, il vostro cuore è pronto, dovete solo partire. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, e quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario. Quindi questi sono proprio quelli principali, troviamo un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi ambito amore per chi è in coppia, poi vedremo single e il lavoro. Troviamo la carta della riunione, Sospiri e Artista. Allora, la riunione è proprio quello che ha a che fare con il sentirsi accolti in pace, tranquilli, soprattutto nell'incontrarsi, nell'andare d'accordo su alcune cose, e quindi questo dà un input positivo. Magari appunto ci sono quei cambiamenti, quelle soluzioni ai problemi, o discutere insieme delle idee.
e da mettersi d'accordo, appunto questo è il momento giusto per farlo, perché voi avete anche le energie in ordine per essere propensi a tutto questo. Oppure anche se avete bisogno di pace, di svago, soprattutto appunto se ci sono dei, una carta sospiri, è vero, porta un po' di preoccupazione, ma non in senso eccessivamente negativo, vuol dire che comunque in una fase di trasformazione, di evoluzione, si sente un po' l'esigenza di staccare un po' la spina, e forse voi sì, avete in mente di chiarire, di confrontarvi, di parlare, però avete bisogno allo stesso tempo di ritrovare un po' voi stessi, i vostri spazi, le vostre cose, soprattutto per progetti a livello personale. E quindi sì, è vero, avete bisogno del sostegno, della stabilità affettiva proprio per portare avanti delle vostre cose. Cioè qui si vede tantissimo effettivamente con questa carta anche dell'artista, che siete propensi a progetti in comune, certo, però anche a progetti totalmente personali, ma avete bisogno del sostegno, della fiducia dell'altra persona, quindi comunicare sarà molto importante per voi. Vediamo un po' che cosa vogliono dirvi invece per i single. Prigione può indicare una situazione bloccata, o qualcuno vi ha bloccato, oppure voi avete bloccato, diciamo, una persona, si può voler dire anche questo. Situazione bloccata in genere può anche indicare qualcosa, diciamo, del passato che in qualche modo risuona ancora nel vostro presente, e quindi vi fa stare in una condizione, non dico un po' triste, in una fase di preoccupazione, però vi dà abbastanza fastidio. Oppure ci sono delle cose che state cercando di riflettere, perché magari ci sono litigi, discussioni, soprattutto se c'è una frequentazione e conoscenza in corso, alti e bassi, perché alcune situazioni e momenti possono essere, tra virgolette, diciamo, negativi e fastidiosi, altri invece sono molto più positivi, dove c'è questa carta della Baldoria che effettivamente è legata alla felicità, che è legata alle soddisfazioni, all'incontrarsi, allo stare bene, insomma, con qualcuno. Quindi si vedono queste energie altalenanti. Possono essere anche due situazioni totalmente diverse, quindi mentre qualcosa è bloccato, voi potete avere nel frattempo qualcosa di molto più positivo. Però rimanere comunque pensierosi, perché ci sono queste energie purtroppo un po' altalenanti, e nuove conoscenze, cose che possono essere stimolanti, certo, diciamo, perché no, nuove conoscenze e avventure, però c'è sempre questa cosa, questa cosetta che è un po' bloccata e che, come vi ho detto, vi può dare un po' di fastidio, almeno per questa settimana. Adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi per le questioni proprio più pratiche, lavorative. Ovviamente per chi lavora, magari loro possono indicare altri aspetti delle questioni finanziarie, economiche, comunque che hanno a che fare con il denaro stesso. Ma se state lavorando, effettivamente ci sono delle cose che state cercando di capire, magari non vi soddisfano pienamente nel vostro ambiente lavorativo, però occhio alla falsità, perché possono esserci delle cose che vi vengono nascoste, oppure hanno a che fare con altre situazioni, come vi dicevo, di insoddisfazione, oppure magari di difficoltà, un po' di pesantezza, impedimenti di vario tipo. Magari c'è qualche collega, qualcuno intorno a voi che non lavora come si deve, o vi mette nelle condizioni comunque anche di lavorare per loro. Spero che non sia una cosa del genere. Qui queste carte consigliano comunque, è vero, di far fronte alle varie situazioni con la vostra saggezza, con la vostra bravura, però questa parla anche di amor proprio, quindi di essere orgogliosi per quello che state facendo, certo, però di essere anche prudenti e cercare di concentrarvi anche molto su di voi, in realtà. E questo vale anche per chi è in cerca di lavoro. Fare attenzione alle cose che vi vengono dette, proposte, sia magari anche a persone che vi stanno promettendo qualcosa, e voi magari cominciate a valutare effettivamente, perché se
Vedete dei risultati, ok, tra virgolette si può pure aspettare. Invece, se vedete che le cose non procedono per il verso giusto, questo è il momento per aprirsi nuove porte, appunto, per andare oltre, fare appunto per conto proprio, perché questa carta suggerisce proprio di dire ciao a qualcuno per procedere appunto in solitaria e quindi cambiare sia il vostro percorso di ricerca, sia magari di fare un qualcosa per sentirvi molto più soddisfatti, per cercare qualcosa che è un po' più consono alla vostra vocazione e ai vostri desideri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!